I democratini? La sottoscrizione, perché queste sciarpe hanno un costo, ma queste sciarpe la dobbiamo, con la schiena dritta, dobbiamo rivolgerci ai padroni. Siamo qua contro il governo Renzi che ha che diciamo fin dall'inizio del suo governo ha fatto solo politica di attacco ai diritti dei lavoratori, sia sul mondo del lavoro che poi sul mondo sociale. Speriamo che vinca il no al referendum e quindi il governo Renzi se ne vada a casa. Però noi non lo vogliamo cambiare, come dice Renzi, deve rimanere così com'è, perché così com'è c'è un giusto equilibrio dalle parti. Come vuole fare Renzi, sostanzialmente vuole accentrare tutto il potere su una Camera e quindi diventa un padre padrone, che è contro i principi della nostra Costituzione. Vanno difesi fino all'ultimo, come ha fatto... Renzi sta portando avanti l'idea che o avvenga così il cambiamento oppure non ci sarà mai nessun tipo di cambiamento. Questo non è vero e questo cambiamento non ci piace perché abbiamo già testato sulla nostra pelle che cosa significa. Per cui il cambiamento deve avvenire totalmente in un altro senso e deve venire a favore delle fasce che adesso sono quelle più marginalizzate e più sfruttate. Si possono mischiare, diciamo, ai temi specifici del referendum tutta una serie di ragioni. Io questo credo questo sia un po' il rischio, cioè che il referendum diventi un modo per manifestare scontento.